Mercoledì 6 ottobre. Luca 20, 27, 40. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo si avvicinarono al Signore Gesù alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione, e gli posero questa domanda: Maestro, Mosè ci ha prescritto: se muore il fratello di qualcuno che ha moglie ma è senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano dunque 7 fratelli. Il primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. Allora la prese il secondo e poi il terzo, e così tutti e 7 morirono senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la donna. La donna dunque, alla risurrezione, di chi sarà moglie, poiché tutti e 7 l'hanno avuta in moglie? Gesù rispose loro: I figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione dai morti non prendono né moglie né marito. Infatti non possono più morire, perché sono uguali agli angeli, e poiché sono figli della risurrezione, sono figli di Dio. Che poi i morti risurgano, lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando dice: «Il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe. Non è Dio dei morti, ma dei viventi, perché tutti vivono per Lui». Dissero allora alcuni scribi: «Maestro, hai parlato bene», e non osavano più rivolgergli alcuna domanda. Il Dio dei viventi. Pensavo, per chi ha seguito i Vangeli degli ultimi giorni, a quante domande abbiamo ascoltato, domande che hanno fatto Gesù in questi giorni. Vediamo se me ne ricordo qualcuna. Con quale autorità fai queste cose? Perché non sgridi i tuoi discepoli? Perché mangi con i peccatori? Dobbiamo darlo il tributo a Cesare, sì o no? La domanda di oggi, a fronte di queste domande che forse non ci possono o non ci potevano toccare troppo dal vivo, diventa una domanda più interessante. Ma c'è la risurrezione? Vi racconto un fatto divertente che mi è capitato. Anni fa, con l'oratorio, ero in un ritiro e a un certo punto, davanti ai ragazzi delle medie, ho chiesto loro di rispondere a questa domanda: su cosa si fonda la fede cristiana? La risposta che volevo, dato che potrebbero essercene tante di risposte, era sulla rivelazione. E allora i ragazzi non rispondevano e io ho dato loro qualche suggerimento. Inizia con la R, sulla R, silenzio. A una certa, una educatrice, per levare le castagne dal fuoco, alza la mano ed esclama: sulla reincarnazione. Ecco, mi ha stupito quante volte, incontrando persone che si dicono cristiane, la domanda sulla risurrezione ritorna e la certezza sulla risurrezione vacilla. Qualcuno dice di essere cristiano, ma la questione della risurrezione appare totalmente in secondo piano. E invece è il motivo per cui ci incontriamo ogni domenica. Cristo Signore è risorto, alleluia. Dobbiamo chiedere alla nostra vita il coraggio di una fede che arriva lì, perché la risurrezione è il centro della nostra vita cristiana, perché ne è il cuore del lieto annuncio. E allora il Signore aumenti la nostra fede. Buon cammino a tutti.